Si è svolto presso il Centro Tiempo di Napoli il primo dibattito pubblico in Campania, con al centro l'avvertenza Telecom Italia, organizzato da CGL, CISL e UIL, al quale hanno preso parte, tra gli assessori di Regione e Provincia, Severino Nappi e Marilu Galdieri, ed esponenti politici locali e nazionali. Lo scopo del dibattito è il rilancio della Telecom, strategico per il Mezzogiorno e per il Paese. Noi siamo particolarmente interessati a che una grande azienda come Telecom non operi nessun taglio di personale nella regione Campania, perché è un momento nel quale riparte una nuova organizzazione, sia pure con straordinarie difficoltà, ed è importante che il tessuto imprenditoriale nazionale sia anche consapevole della necessità di non penalizzare il sud, di non dare risposte in senso negativo e quindi addirittura tagliando posti di lavoro, una realtà che invece ha bisogno di essere aiutata a riprendersi. Bisogna evitare che il Mezzogiorno sia un Mezzogiorno a perdere, come qualcuno vuole in qualche modo indicare anche in questo governo, che è il mio governo. E bisogna partire da questi lavoratori, dall'autorità delle comunicazioni. 15 anni fa ci hanno dato l'autorità delle comunicazioni affermando che Napoli poteva diventare terminale delle questioni relative alla comunicazione. Non hanno mai veramente trasferito l'autorità delle comunicazioni qui a Napoli, e oggi quella Torre San Francesco, che è a pochi metri da questo posto, da questo convegno, si sta svuotando, stanno licenziando i lavoratori. Mi sembra una legittima iniziativa, del resto il piano industriale prevede un taglio molto significativo per la realtà napoletana. Si tratta di una realtà molto importante, l'età media è un'età molto bassa, quindi si tratta di ragazzi e ragazze che stanno compiendo un'importante esperienza di lavoro, e quindi sarebbe davvero delittuoso, in una situazione come quella che stiamo vivendo, interrompere per alcune centinaia di questi lavoratori e di queste lavoratrici la loro attività di lavoro. Quindi è bene chiamare a una propria responsabilità tutte le istituzioni locali e nazionali, perché Telecom è un grande player che risponde anche all'azione che il governo svolge. È chiaro che in parallelo c'è anche una partita molto più grande, che è quella che riguarda gli investimenti per la rete di nuova generazione. Noi crediamo che in questa fase l'azienda abbia voluto spingere con le lettere di licenziamento sul governo centrale affinché sdoganasse gli investimenti che a suo tempo erano stati promessi per la rete di nuova generazione, invece mai messi a disposizione fattivamente.